Groplive.it. The next step. Benvenuti al District Festival 2016. Siamo qui stasera con i Mahout, pronti per conoscere qualcosa in più sul vostro gruppo. Allora, come storia del gruppo, avete una storia un po' particolare. Nati un po' come post-grunge, poi vi siete divisi e poi ritrovati come reggae. Raccontateci un po' questo excursus. Allora, diciamo che uno dei membri che può raccontare questo in questo momento non è presente, arriverà più tardi perché ha finito di lavorare da poco. E fondamentalmente io, lui che è Enrico, il batterista, e Francesco che deve arrivare appunto, che è il nostro chitarrista, ci siamo conosciuti molto giovani. A 16 anni abbiamo iniziato a suonare insieme, appunto parliamo di 15 anni fa, per cui avevamo delle influenze diverse, appunto venivamo dal grunge, fra virgolette, come ascolti, per cui abbiamo iniziato a suonare grunge in tre, due chitarre, una voce, una batteria senza basso. La cosa è andata avanti per qualche anno, no? Sì, però 4 anni. Poi ci siamo sciolti, non abbiamo fatto neanche, diciamo, abbiamo fatto qualche concerto, ma la cosa poi si è dissolta. Lui è diventato praticamente un professionista, nel senso che ha iniziato a suonare ska e rocksteady con T-Bone, Mr. T-Bone, che è il, era il trombonista degli Africa Unite. Adesso negli Upper Tones. Invece io mi sono dedicato ad altro, però ad esempio io ho iniziato anche a fare una serie di ascolti reggae, e alla fine poi è successo che dopo anni ci siamo rincontrati nel 2013. Intanto avevo suonato con lui un altro progetto reggae, perché avevo conosciuto lui che è il nostro bassista, e ci siamo trovati in sala prove noi quattro, cioè io, loro due, Francesco, e abbiamo cercato di fondere un po' le nostre diverse influenze, per cui di fondere fondamentalmente reggae e rock, garage rock, in uno stile che fosse un minimo personale. Hai detto appunto che ci sono varie influenze. Sì. Come fanno a convivere queste influenze? Cioè, come la gestite? Questo melting pot musicale? Ma lo gestiamo perché in realtà tutti quanti abbiamo ascoltato entrambi i generi, okay, bene o male, chi più uno, chi più l'altro. Cioè, ci sono tanti generi, nel senso che c'è anche tanto funk, in generale tanta black music, che ci piace tanto, soprattutto a me, e poi c'è tanto anche rock che viene più dal chitarrista, magari, che adesso non c'è purtroppo, e quindi convivono bene, perché diciamo sono tutti generi che, di musica buona, direi, no? C'è una buona coesione nel gruppo, allora? Si direi proprio di sì. Sappiamo che ad aprile avete firmato un contratto di distribuzione. Volete raccontarci un po' qualcosa dei nuovi progetti? Sì, in realtà è in stand-by questa cosa, nel senso che siamo stati contattati da un'etichetta di Macerata che si chiama Il Magico Gonzales, che ci ha proposto di distribuire il nostro demo, che è l'unica release che abbiamo finora avuto. La cosa però in realtà doveva essere effettuata prima del nostro tour di quest'estate, non c'è stato modo di farla perché loro hanno avuto dei problemi, quindi partirà una collaborazione probabilmente questo autunno in vista del disco che stiamo preparando, che prepareremo questo inverno e che speriamo di riuscire a far uscire in primavera, estate 2017. Benissimo, noi vi ringraziamo come Replay.it per questa intervista, sì. E volevo solo, se posso, scusami, presentare ancora altri tre importantissimi membri. Lui è Enrico, il terzo Enrico, che è Enrico 1, 2, 3, che è il nostro nuovo acquisto per questo tour estivo, è un chitarrista di Good Vibes e Peter Truffa. Lui è Orlando, il nostro armonicista, un altro nuovo acquisto. E lui è Umberto, anche conosciuto come Balistica, che è un po', diciamo così, il tuttofare che senza il quale non potremmo andare avanti. Fondamentalmente ci fa da fonico, tour manager, produttore, ha prodotto il nostro demo in studio, insomma. Beh, stasera sarete in tanti, quindi. Siamo in tanti, sì, un po' di musica. Sì. Va bene, grazie mille, a stasera. Grazie a voi. Grazie a voi.
riplive.it. The next step.